Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Notizia di servizio molto importante: alle 12.30 saremo collegati con il presidente Luca Zaia. Non, come si dice, come dicevamo fino a pochi giorni fa, ogni giorno, non con la sede della Protezione Civile di Marghera, ma con un collegamento in esclusiva proprio per il gruppo Media Nord-Est. Parleremo con Luca Zaia della situazione legata soprattutto alle varianti. Sappiamo che c'è un po' di tensione, serpeggia la paura per quello che sta succedendo in Veneto. Parleremo della gestione dell'emergenza coronavirus, di vaccini, anche della ripresa, della ripartenza del nostro Veneto, in una lunga chiacchierata con il governatore alle 12.30 in diretta qui sul canale 18 e naturalmente sui nostri social. Questo non cambia l'essenza del nostro Focus TG. Vi ricordiamo che da qualche giorno ormai e sicuramente per molto tempo ancora saremo in diretta fino alle 13.30, quindi la nostra informazione respira, si amplia, si allarga, perché ci sono tante notizie da dare e per come le diamo noi, con i collegamenti, con gli approfondimenti, con gli ospiti di studio, serve assolutamente più tempo. Quindi anche oggi in onda fino alle 13.30 per parlare di quello che sta succedendo in Veneto. Adesso noi dovremmo riuscire a collegarci con la nostra redazione padovana per iniziare il giro delle notizie dal Veneto. Vediamo se... Allora, Valentina Visentin è già pronta per questo nostro primo collegamento. Cambiamo anche un po' la modalità dei collegamenti, saranno più snelli, più rapidi e saranno anche di più, proprio perché ci sono tantissime cose da dire. Questo è un TG espresso, come si dice in gergo culinario, e che va fatto proprio al volo con voi e per voi telespettatori. Allora, diamo la linea subito a Valentina Visentin da Padova. Buongiorno Valentina. Quali sono le prime notizie di giornata? Buongiorno Ferdinando, purtroppo dobbiamo cominciare con la cronaca da Padova, perché ieri sera c'è stato un tremendo incidente stradale all'altezza di Chiesanuova, quindi lungo la strada statale che collega la città con la provincia, e a perdere la vita è stato un ragazzino di appena 17 anni in sella alla sua moto. Tutti i dettagli di questa drammatica vicenda poi verranno raccontati in un servizio che ha realizzato ieri questa mattina Francesco Ratai, che ieri sera è andato sul posto. Purtroppo un drammatico incidente, la polizia stradale sta ancora valutando le cause, fatto sta che il ragazzo con la sua moto si è schiantato contro un furgone che proveniva in senso opposto e che stava effettuando una manovra svolta. Nonostante i numerosi tentativi di rianimazione per il ragazzo, non c'è stato nulla da fare. La tragedia poi si è consumata con l'arrivo del papà sul luogo dell'incidente. Immagini davvero difficili anche da raccontare, certo. Ma poi la cronaca verrà meglio fatta dal collega Francesco Ratai con il suo servizio. E poi ovviamente per quanto riguarda Padova, sotto la lente di ingrandimento, sotto attenta osservazione, c'è la questione dei contagi da variante Delta. Come sapete, il cluster che si è il cluster di Isola Verde del campus di Mauro Bergamasco, della rivista Mauro Bergamasco, ha interessato in maniera importante la nostra provincia, perché alcuni dei bambini che partecipavano al campus sono padovani, e quindi sta continuando l'isolamento per queste famiglie. Ieri sera c'è stata anche la comunicazione ufficiale da parte dell'associazione Education and Sport, gestita da Mauro Bergamasco, che ha comunicato e ha confermato l'annullamento dell'ultima settimana di campus, che era prevista a partire dal 4 di luglio, dal 4 al 10 luglio, per motivi di sicurezza, per tutelare i ragazzi. Il campione di rugby ha deciso di sospendere definitivamente il campus, nonostante i protocolli infatti siano stati sempre osservati e rispettati. La variante Delta si è insinuata tra i ragazzi e quindi, per non mettere a rischio ulteriormente le famiglie, si è preferito sospendere l'attività.
questi alcuni dati insomma, che abbiamo raccolto, poi parleremo magari più avanti nel prossimo collegamento perché abbiamo anche tutti i numeri della vaccinazione, di come sta andando la campagna vaccinale nel Padovano. Allora Valentina, vediamo assieme il servizio che ha confezionato Francesco Ratai, che è andato sul posto di questo tragico incidente, poi torniamo e parliamo perché ci sono anche notizie che riguardano il Castello del Cattaio, il centro commerciale, molto molto importanti. Vediamo il servizio sull'incidente mortale avvenuto a Padova. In questo momento, allora, tragedia in via Chiesanuova a Padova alle 19.30 di ieri sera. Scontro tra una moto e un camion, a perdere la vita un ragazzo di 17 anni. Piergianni Cesarato era in sella alla sua Yamaha 125 quando si è scontrato contro un camioncino Fiat Scudo guidato da un 47enne risultato negativo all'alcol test, a cui di prassi è stata sequestrata la patente all'altezza di via Cesalpino. Nonostante i tempestivi soccorsi del SUEM per rianimarlo, il suo giovane cuore ha smesso di battere. Un rispettoso silenzio è caduto su via Chiesanuova, trafficatissima arteria padovana, rotto solo dalle urla di dolore del padre del giovane Nicola Cesarato, proprietario di un maglificio a Sarmeola di Rubano e molto conosciuto in città, subito accorso sul luogo del dramma. Piergianni aveva appena finito la scuola, il liceo scientifico Don Bosco, in via Camillo dell'Ellis ed era stato promosso a pieni voti in quarta superiore. Appassionato di sport e motori, il basket la sua grande passione, che praticava con la Virtus Padova nella palestra di Via dei Tadi. Figlio unico, descritto da amici ed educatori come un ragazzo studioso e con la testa sulle spalle. Non è ancora stata fissata la data del funerale. Allora siamo ancora con Valentina Visentini, abbiamo visto le drammatiche immagini, abbiamo sentito il racconto di Francesco Ratai che ha assistito anche all'arrivo del padre del 17enne, sicuramente una vicenda su cui torneremo poi con la nostra informazione. Valentina, allora rapidamente, avevi alcuni dati per noi e c'era riguardanti la variante, e c'era poi una notizia molto importante sul Cattaio. Allora, cominciamo con il monitoraggio sui casi di Covid. Dicevamo sotto controllo il cluster di Isola Verde, ma continuano anche i tamponi per quanto riguarda i centri estivi, perché come ben sapete c'è stato un caso di variante Delta che ha riguardato una donna di 49 anni, risultato positivo anche il marito e il figlio che frequentava un centro estivo alla Padova Nuoto, e quindi si stanno effettuando i tamponi su tutti i bambini che frequentavano quel centro estivo, così come si stanno effettuando i tamponi anche in un altro centro estivo della città a cui partecipava una tredicenne risultata positiva a contatto con questa, ed era stata a contatto con questa signora di 49 anni che non era vaccinata, che ha contratto il Covid, sequenziata poi ed è risultata essere variante Delta. La signora tra le altre cose teneva un corso di ginnastica per anziani e quindi l'USL sta procedendo anche a contattare tutti gli anziani che avevano frequentato il corso di ginnastica tenuto dalla signora. Per quanto riguarda invece il cluster che riguarda la variante brasiliana e che riguarda una donna di 32 anni del Bangladesh, sono in quarantena alcuni dei residenti del condominio e anche in questo caso l'USL sta monitorando la situazione, ma intanto sono stati resi noti anche la copertura vaccinale per tutta la provincia di Padova. Al momento la copertura vaccinale con la prima dose riguarda il 64,2% della popolazione e il 6,5% ha già prenotato la prima dose. Tra i comuni più virtuosi, pensate, c'è proprio il comune di Merlara, che purtroppo nella prima ondata di Covid, come ben sapete, era stato tristemente conosciuto perché nella casa di cura, nella casa di riposo di Merlara, ben 33 anziani erano morti proprio a causa del Covid. Ebbene, Merlara è il comune capofila, il più virtuoso sul fronte vaccinazioni, perché ha già ricevuto tra la popolazione coperta con la prima dose e la popolazione prenotata, pensate, si arriva al 77,1% di copertura.
copertura. È curioso invece che Loreggia, dove c'è stato, dove è stato allestito uno dei primi centri vaccinali della provincia, è uno dei peggiori comuni sul fronte vaccinazione, che chiude quasi la classifica con il 61% tra popolazione vaccinata e non vaccinata. Ultima posizione per Robolon e anche Vo, comune molto noto, certo, durante la prima ondata, è tra le ultime posizioni, mentre Padova, il comune capoluogo, è in terza posizione come copertura di vaccinazione, e con la prima dose di vaccino e le persone prenotate. L'URL ricorda, e questo è molto importante, che ci sono ancora 10.000 posti disponibili per vaccinarsi, che gli over 60 possono andare a vaccinarsi senza prenotazione e ricevere la dose, il vaccino monodose Johnson, così come possono andare senza prenotazione, ed è l'ultima chiamata per tutti quei sanitari che ancora non hanno fatto la vaccinazione, che in questi giorni stanno appunto, benissimo, ricevendo le lettere e l'ultimo appello da parte dell'USL. Valentina, allora noi dobbiamo chiudere adesso perché abbiamo la pubblicità. Il servizio sul cataio è già pronto, lo lanciamo noi, lo vediamo poi. Naturalmente, se ci sono altre notizie da Padova, non esitate a contattarci, siamo in diretta fino alle 13.30. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. E noi andiamo in pubblicità, ma vi ricordiamo che fra 20 minuti abbiamo Luca Zaia in collegamento. State con noi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo appena parlato con Padova con una tragica notizia relativa alla morte di un 17enne per un incidente stradale, poi vedremo il resto delle notizie padovane. Vi ricordiamo che fra un quarto d'ora saremo collegati con il governatore Luca Zaia per un'intervista in esclusiva qui sui canali del gruppo Media Nord-Est e anche sui nostri social per parlare della situazione soprattutto legata all'emergenza coronavirus e alle varianti. Non parliamo invece di varianti, ma parliamo di cronaca giudiziaria e anche molto importante con Gabriella Basso, che è davanti all'ingresso del Tribunale di Vicenza per un motivo davvero, davvero fondamentale in questo periodo. Buongiorno Gabriella. Sì, buongiorno a te Ferdinando e telespettatori di Rete Veneta. Come dicevi tu, oggi è una giornata importante per Vicenza perché si è aperto ufficialmente il processo penale qui in Corte d'Assise del Palazzo di Giustizia Borgo Verga relativo all'inquinamento da FAS. Sono 15 gli imputati, ricordo, oggi non sono presenti, sono presenti soprattutto gli avvocati, lo stesso vale per le parti civili. Parti civili che sono aumentate, sono passate da 229 a 318, quindi circa quasi una novantina insomma in più. Infatti questa è un'udienza soprattutto tecnica che serve per vedere se queste nuove parti civili possono essere accettate, e probabilmente succederà anche che a seguire ovviamente la difesa, gli avvocati della difesa degli imputati chiederanno un rinvio per poter esaminare appunto le carte delle nuove costituzioni di parti civili. Tra i soggetti che si sono costituiti parti civili anche le tre ASL, cioè quelle di Verona, di Vicenza e di Padova. E diciamo che è un processo molto importante qui davanti al Palazzo di Giustizia. Sono arrivate anche le mamme del comitato No FAS a sostenere la procura e a sostenere la giustizia affinché appunto si arrivi a un verdetto, ovviamente dopo i tempi processuali, relativo appunto a questo importante inquinamento da FAS. Vi ricordo che i 15 imputati devono rispondere a vario titolo di avvelenamento di acque, disastro innominato e inquinamento ambientale. Allora, ieri durante il collegamento in cui abbiamo annunciato questa fase procedurale avevamo detto che probabilmente farà scuola, farà giurisprudenza questo processo, quindi è indispensabile seguirlo bene, la nostra redazione sempre sul posto. Ci sono però altri temi a Vicenza, Gabriella, ad esempio quello delle discoteche. Sappiamo che cozza un po' con la gravità del tema che stai seguendo dal punto di vista giudiziario, però è importante anche la ripresa, la riapertura. Le discoteche sono molto preoccupate, c'è anche la questione del Green Pass. Vediamo il servizio di Daniele Carbin su questo argomento. Permettere l'apertura dei soli locali all'aperto vuol dire continuare a tenere chiusi il 90% dei locali al chiuso dopo 16 mesi di chiusura ininterrotta.
Inoltre le capienze al 50% associate alle spese per tutti i controlli che i protocolli prevedono non permettono ai locali di raggiungere il pareggio economico. Il settore delle discoteche è l'unico comparto economico a non aver riaperto in Italia, ora interamente classificata in zona bianca. Il pressing sul governo dell'industria del ballo è decisivo per sbloccare questa situazione alla vigilia del mese di luglio, nel pieno della stagione estiva, dove le richieste anche del settore turistico sono massime. Le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico sono arrivate già venerdì scorso, con l'autorizzazione alla progressiva riapertura dei locali, ma solo all'aperto e con la capienza massima ridotta della metà, comprensiva del personale dipendente. Il CTS si è espresso in maniera drastica e per l'ennesima volta senza mettersi nei panni degli imprenditori. Ha espresso un parere che il governo dovrà tramutare in legge, ma questo parere sta causando i malumori di un'intera categoria. La discoteca per il CTS resta l'ambiente dove i clienti devono essere resi consapevoli dell'alto rischio di assembramenti e quindi della trasmissione del Covid e per questo devono adottare comportamenti responsabili. Questo è il motivo per cui per entrare sarà necessario esibire anche il Green Pass, l'unica categoria tra i locali pubblici a doverlo richiedere. La riteniamo una discriminazione, senza contare il fatto che vedremo ulteriormente aumentare il moltiplicarsi di eventi abusivi dedicati al ballo, visto che in molti casi la fascia 20-40 dei Green Pass ne è sprovvista e che un tampone costa sicuramente più del biglietto d'ingresso in discoteca. Allora, questo era un grido d'allarme, un appello, immaginiamo sono tantissime le categorie in difficoltà in questo momento, quella delle discoteche, dei locali pubblici dedicati al ballo, insomma sta soffrendo particolarmente, gli altri un po' sono ripartiti, ma questo comparto è veramente allo stremo. Torniamo con Gabriella Basso, abbiamo 2 minuti di numero, Gabriella, per un'anticipazione della cronaca che vedremo nel TG Vicenza di questa sera e poi come sempre un piccolo lancio se state seguendo, se c'è qualcosa che bolle in pentola con i quartieri, perché sappiamo che il rapporto della nostra redazione con i quartieri è sempre fortissimo. Sì, allora a livello di cronaca possiamo dire che nella notte i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Brandoli, un'azienda che fa praticamente stampaggio a caldo di metalli, e 2 macchinari importanti di questa azienda hanno avuto un principio di incendio che hanno portato i Vigili del Fuoco a lavorare almeno per 5 ore per tentare di spegnere l'incendio di questi macchinari importanti per la lavorazione. Fortunatamente non è rimasto coinvolto nessun lavoratore, sono stati 3 le autopompe che sono intervenute, dei mezzi di 2 di Vicenza e 1 di Arzignano. Fortunatamente è stata messa anche al riparo una bombola di GPL, che è molto pericolosa, e quindi sono riusciti a portarla all'esterno ed evitando quindi eventuali esplosioni. Un lavoro importante quello dei Vigili del Fuoco anche in queste situazioni, ovviamente. Poi sempre nella notte sono intervenuti anche perché un'autocisterna di un camion di idrocarburi aveva praticamente un foro e ha lasciato idrocarburo lungo la strada, e quindi durante la notte, sempre tra le mezzanotte e le 2 del mattino, hanno dovuto lavorare per raccogliere appunto l'idrocarburo che era rimasto sparso sull'asfalto. Questo è successo invece a Montebello, mentre la ditta di stampaggio è di Prendola. Molto bene, Gabriella, prima di salutarci, avete qualcosa che bolle in pentola, dicevamo, dei quartieri, o ne parliamo nei prossimi giorni? Oggi siamo più concentrati su questa cronaca molto della città. Bene. Ovviamente ne parleremo nei prossimi giorni. Molto bene, però non si ferma mai il rapporto, lo scambiatore di calore fra i quartieri di Vicenza, il territorio e la nostra redazione. Potete fare riferimento a vicenza@reteveneta.it o a tutti i numeri di telefono che trovate sui nostri siti, sui nostri social. Buon lavoro, Gabriella. Buon lavoro a voi. Torniamo in studio. Allora, Vicenza, notizia importante di oggi è quella del processo per l'inquinamento da Fasso, processo che si annuncia sicuramente lungo, complicato e concesso, però un processo che farà giurisprudenza visto tutto quello che è accaduto negli ultimi anni. La cronaca l'abbiamo sentita, come sempre non manca mai, questa sera poi nel TG Bassano e nel TG Vicenza tutti gli approfondimenti su quello che avete appena visto. Adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, poi alle 12.30 avremo in collegamento qui il governatore Luca Zaia. State con noi, torniamo fra pochissimo. Bentornati al Focus TG, siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Saremo fra pochissimo collegati con il governatore
Luca Zaia in una modalità decisamente diversa da quella a cui siamo abituati, ovvero non saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, ma saremo collegati via Skype con il Presidente della Regione per un'intervista in esclusiva per il gruppo Media Nord-Est, naturalmente già visibile sui social. Noi fra poco daremo la linea a Luca Zaia. Nel frattempo che aspettiamo l'arrivo di Zaia, vediamo il servizio molto importante che era stato annunciato poco fa dalla nostra collega Valentina Visentin, che riguarda Padova, perché è salvo il castello del Cataio. Il Consiglio di Stato ha bloccato il famoso centro commerciale che avrebbe dovuto sorgere nei pressi di questa meraviglia architettonica e storica della provincia di Padova. Vediamo il servizio. Il centro commerciale da 32.000 metri quadrati a ridosso del castello del Cataio non sa da fare. I bravi di manzoniana memoria smettono le vesti dei bruti e indossano quelle dei paladini della giustizia, prendendo la forma di una sentenza, quella del Consiglio di Stato, che pone fine dopo più di 20 anni a una battaglia durissima. Non esitano a parlare di vittorie residenti, i viticoltori di questa meravigliosa area ai piedi dei colli, i comitati ambientalisti che avevano stretto una solida alleanza con le associazioni dei commercianti. Anni di dure battaglie, di manifestazioni, di visite guidate al castello che grazie alla nuova proprietà riprendeva vita con la spada di Damocle pendente sulla testa, di ricorsi, pronunciamenti e sentenze per arrivare a quella definitiva del Consiglio di Stato. Le 24 pagine della sentenza scrivono nero su bianco quale sia l'interesse prevalente della comunità. L'aspettativa edificatoria dei privati non può dunque essere considerata un elemento idoneo a impedire il pieno esplicarsi della tutela del bene riconosciuto di valore ambientale. Insomma, il Cataio va preservato, una battaglia in cui la nostra emittente è stata sempre a fianco dei cittadini in difesa di un bene prezioso per tutta la comunità. Torneremo di sicuro su questo tema, il tema del Castello del Cataio, tra l'altro anche sottoposto a importanti lavori di restauro, un gioiello restituito alla collettività, insomma, andarlo a visitare è sempre una bellissima esperienza. Sapere che poi non sorgerà il centro commerciale che era previsto nei pressi di questa struttura, insomma, è comunque una notizia importante. Adesso, in attesa di Luca Zaia, che dovrebbe arrivare a momenti, vediamo un'importante segnalazione, interessante più che importante segnalazione, da Cittadella. Chiodi a vista che spuntano dagli steccati parapetti di protezione semicrollati, pali di legno che hanno visto tempi migliori. Arrivano da via Don Giuseppe Lago a Cittadella le foto di questo telespettatore che ci fa notare come il ponticello sul canale di irrigazione denominato Trona abbia bisogno di un'urgente sistemazione. Vorrei segnalare lo stato di massimo pericolo, ci scrive su WhatsApp il nostro telespettatore, che aggiunge: la strada è molto frequentata anche da bambini e anziani. Bisogna che succeda una disgrazia prima di intervenire. Una domanda che noi gireremo agli amministratori perché si intervenga al più presto. Allora, avete visto anche in sovrimpressione l'indirizzo, gli indirizzi, i contatti della nostra redazione padovana. Ogni redazione poi si occupa di raccogliere le comunicazioni, le informazioni che voi telespettatori inviate e di portarle all'attenzione delle autorità competenti per risolvere il problema del caso. Ogni zona ha le sue grane, le sue rogne, lasciateci dire per così dire, perché c'è chi ha problemi di degrado, c'è chi ha problemi di viabilità, c'è chi ha problemi di asfalto, ci sono tante cose che succedono, che vanno comunque raccontate tutte quante. Noi siamo pronti quasi per parlare con il governatore Luca Zaia, aspetto dalla regia un cenno di conferma per dare la linea al presidente della regione. Vi lasciamo a Zaia. Giornate dedicate all'atletica leggera per bambini. Stiamo qui pronti, avete visto, Zaia è già pronto, noi abbiamo Fabio Verini in regia che ci aggiorna costantemente, pronti a dare la linea al governatore. Sentirete il governatore intervistato dalla collega del gruppo Media Nord-Est. Adesso ci siamo quasi, si parlerà naturalmente di temi importanti per questo periodo come le varianti, la regione si sta muovendo in modo molto importante. Dovrebbe esserci stato anche un... Lasciamo la linea a Zaia.
insomma, di fatto lodare, no? Un'iniziativa così importante, così bella, che insegna tanto anche il nostro Veneto. Beh, direi di sì, e che fra l'altro va nella direzione di dire che una persona ogni 5 in Veneto fa volontariato. E penso che questo sia grande valore. Poi nel mondo del volontariato poi ci sono tutte le sfaccettature, tutte le declinazioni, però questa è una regione che vive grazie anche alla tanta disponibilità, alla voglia di fare e ovviamente di aiutare che c'è in Veneto. Senta Presidente, so che allora, lei è reduce davvero da pochissimo di un incontro con gli altri presidenti di regione, il generale Figliuolo, il tema è quello della campagna vaccinale. Quali sono le novità che possiamo dare? Ma guardi, io non ho fatto questa riunione, sono reduce da un altro vertice con il direttore generale della sanità e glielo dico perché è fondamentale ricordare che in questa fase noi abbiamo voluto anche stamattina fare una grossa riunione con tutti i direttori generali della sanità e ho dedicato il mio tempo a questo. E perché? Perché senza fare allarmismi ci vogliamo occupare di questi nuovi positivi, di queste varianti che sono assolutamente sotto controllo, che sono nell'ordine delle cose, però è giusto seguirli ora dopo ora. Qual è l'andamento allora adesso? Come funzionerà la campagna di screening e secondo lei si poteva prevenire quello che è accaduto al camp di Isola Verde? Oggi partono i centri estivi in tutto il Veneto. Cominciamo con dire una cosa, che stiamo parlando di varianti. Il virus quando entra nell'ospite, cioè colonizza, diciamo, infetta uno di noi, replica, il suo genoma si replica e quindi, per dirlo in maniera molto semplice, la sua carta d'identità ha delle piccole modifiche, no? Ad ogni passaggio da persona a persona c'è questa replicazione e il virus cambia, cioè il virus che abbiamo noi oggi, il coronavirus di oggi, non è quello del febbraio 2021, perché è cambiato. Quindi questi cambiamenti che sono un po' come se pensassimo noi che siamo i pronipoti dei nostri nonni e dei nostri avi, avessimo gli stessi tratti somatici dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, dei nostri trisnonni. Cioè c'è un cambiamento, no? Perché nella replicazione e nella riproduzione accade questo. Allora, cosa è accaduto? Accade che abbiamo molte varianti, abbiamo avuto quella sudafricana, quella inglese, quella brasiliana che è ancora presente. E poi questa ultima novità è la variante Delta, che è la variante indiana, la conosciamo dall'ottobre 2020. Ovviamente si è diffusa, tutte le varianti, diciamolo ai cittadini, diventano ubiquitarie. Cosa vuol dire? Che all'inizio c'è un esordio, no? Ce ne sono pochi che ce l'hanno, poi alla fine passa attraverso coloro che si infetteranno. Qual è il tema? Sembra che la variante indiana, cioè la variante Delta, chiamiamola variante Delta perché adesso per non offendere nessuno si usano queste sigle, la variante Delta sia una variante che riesce a infettare anche con cariche virali basse. Cosa vuol dire? Vuol dire che è più facile prenderla. Qual è l'esito oggi in Veneto, per rispondere alla sua domanda? Sono 15 persone infettate, ne avremo probabilmente di più, poi si diffonderà. Però la verità è che delle 15 persone infettate nessuna ha sintomi gravi, c'è una persona sola di 50 anni, diciamo, con cure importanti in ospedale, però fondamentalmente abbiamo asintomatici. Si poteva evitare, impossibile evitare questo. Cioè, chi vi viene a dire che si può controllare tutto ci deve spiegare perché in Gran Bretagna hanno 26.000 contagiati al giorno, però anche qui bisogna dire, continue notizie di gente che fa allarmismo, però vorrei ricordare che in Gran Bretagna è vero che hanno 26.000 contagiati al giorno, ma gli ospedali sono assolutamente, e questo è il report internazionale che è appena uscito qualche giorno fa, dicono che è vero che hanno tanti infettati, ma è altrettanto vero che non vanno in ospedale. Dopodiché la Gran Bretagna, vi ricordo, che fece la scelta, secondo me corretta, che in Italia non è stata adottata, di fare una prima dose a tutti piuttosto che fare il richiamo. Questo ovviamente ha esposto però per certi versi a possibili infezioni. Noi oggi abbiamo solo un caso di una persona che si è infettata, ovvero, guarda caso, la mamma di un bambino di 10 anni del camping Isamara di Chioggia, che si è infettata dal quello che noi definiamo caso indice, dal primo bambino, no? Suo figlio. Si è infettata, ma una signora che ha avuto due dosi di vaccino, però l'infezione che ha avuto non ha da sintomi. Quindi potremmo anche dire che ad oggi in Veneto la variante Delta, nei vaccinati, nella peggiore delle ipotesi, ad oggi in Veneto, ha dato come risultato la positività senza sintomi. Senta, ma che
sta nelle cose se ci pensa, poi mi zittisco. Quando noi facciamo l'anti-influenzare, perché adesso sembra quasi che ci siamo dimenticati tutto, cioè non è che abbiamo la certezza matematica di non prendere l'influenza, ma abbiamo la quasi certezza matematica di non prenderla pesante che ci possa creare guai. Quindi è possibile che un vaccinato sicuramente possa prendere il virus e non sviluppare malattia, come accade per l'influenza, oppure prende il virus e sviluppa dei sintomi minimali, che potrebbe essere raffreddore, per dire, ma niente di più. I casi estremi nei quali ci sono sintomi da ricovero sono veramente estremi, ad oggi non sono assolutamente calcolabili. E qui veniamo al tema della vaccinazione, perché il livello di ospedalizzazione di chi contrae il virus variante Delta o meno è legato anche al fatto se sia vaccinato o meno. Dalla riunione di questa mattina che cosa emerge sull'andamento della campagna vaccinale? Parliamo anche ad esempio dei giovani, visto che oggi partono i centri estivi. Ci sono particolari difficoltà legate alle forniture, ad esempio? Ma lei dice bene, la vera difficoltà ce l'abbiamo con le forniture. Io poi prima le ho detto, non ho partecipato a questa riunione di Figliuolo, e in tutta verità non so neanche se si sia tenuta, perché a me risultava che si facessero stato deciso, e non è colpa vostra, all'ultimo minuto di fare delle bilaterali, cioè commissario con i singoli presidenti di regione. Sì. Voi sapete che noi abbiamo gestito bene questa partita dei vaccini non avendoli fatti AstraZeneca, Johnson & Johnson sotto i 60 anni, e quindi avendo evitato gli open day, per capirci, noi non abbiamo quel disavanzo, quella difficoltà di dover fare le seconde dosi a persone che hanno fatto AstraZeneca sotto i 60 anni il primo giro, e il secondo giro devi recuperare gli Pfizer. Noi ne abbiamo solo 36.000, altre regioni ne hanno molti di più. I 36.000 ovviamente chi sono? Sono coloro che hanno meno di 60 anni, hanno fatto AstraZeneca e quando si vaccinavano le categorie essenziali, quando si poteva fare. Cosa voglio dire? Noi abbiamo fatto 42.000 vaccini anche nelle ultime ore. La vaccinazione è fondamentale, ricordo che è volontaria, non è obbligatoria, però è pur vero che è scientificamente dimostrato che nei nostri ospedali i vaccinati non entrano come infettati. La vaccinazione, noi abbiamo fatto questa scelta di vaccinare sostanzialmente in maniera pesante gli over 60, cioè chi ha più di 60 anni, e i risultati si sono visti e si stanno vedendo. I ragazzi si stanno vaccinando, stanno prenotando, apriremo, annuncio due cose oggi, annuncio che nei prossimi giorni apriremo ancora nuovi slot vaccinali, cioè nuovi posti in agenda, ma ce ne sono ancora, non in tutte le ASL, ma adesso avendo un po' di proiezione di quello che arriverà come vaccini, sono sempre pochi, noi comunque apriremo ulteriori slot. Vi ricordo che ad oggi noi abbiamo le prenotazioni fino al 4 di agosto in agenda, li apriremo dal post 4 agosto, penso da lunedì o martedì. Dall'altro voglio ricordare che già da oggi cittadini che volessero, senza andare a prenotarsi nel portale, andare direttamente nelle farmacie, adesso per ora vedrete la lista delle farmacie che hanno aderito nel portale della propria ULS, ma poi lo metteremo anche nel portale delle vaccinazioni, si può andare comunque presso la propria farmacia, si può chiedere o fare una telefonata e dire: caro dottore, lei ha aderito alla vaccinazione in farmacia? Se sì, potete con la telefonata prenotarvi la vaccinazione dal vostro farmacista e vi fate la vaccinazione. Che vaccini si possono fare? Si possono fare AstraZeneca, Johnson & Johnson sopra i 60 anni, oppure Moderna sotto i 60 anni. Quindi avete questi due vaccini, Johnson & Johnson sopra i 60 anni, Moderna sotto i 60 anni. Metodo migliore per evitare di andare in giro per strada, di prendere caldo, di rischiare di perdere tempo, chiamate la vostra farmacia di fiducia o chiamate le farmacie intorno a casa vostra, credete, se hanno aderito possono prenotarvi al telefono e vi dico: guardi, passi oggi pomeriggio, dopo due giorni, tre giorni, quello che sarà, e vi potete fare la vaccinazione per qualsiasi fascia d'età. I farmacisti hanno a disposizione un budget di vaccini, quindi annuncio qui ufficialmente che c'è anche questa possibilità. Senta, gli over 60 sono stati un po' uno zoccolo duro, voi avete cercato di intercettarli in tutti i modi. C'è stato qualche cambiamento? Ci sono stati anche cambi di atteggiamento di fronte al vaccino per la popolazione di over 60 ancora che non si è vaccinata? Intanto si sono vaccinati in tanti, perché posso darle due o tre dati, allora glieli ricordo a memoria. E dopo vorrei anche darle il bollettino di oggi, perché poi
so che il pubblico che ci segue a Mezzogiorno e Mezzo, fra l'altro annuncio che lunedì o martedì, o anche lunedì e martedì, perché abbiamo delle cose da annunciare, faremo la diretta, quella classica. Però voglio dire che, quindi dopo vi dirò anche il bollettino di oggi. AstraZeneca, allora abbiamo pochissimi casi, ma veramente pochi, di coloro che sopra i 60 anni ci chiedono di avere la seconda dose AstraZeneca. Questo lo si può fare se il medico acconsente, cioè il medico che fa l'anamnesi. In generale tutti si adeguano all'anamnesi e fanno l'eterologa, cioè prima dose AstraZeneca che è stata fatta ovviamente sotto i 60 anni e cambiano vaccino, scusate, prima ho detto sopra i 60 anni, sotto i 60 anni, chi ha fatto la prima dose accetta di fare l'eterologa, cioè con Pfizer o Moderna per seconda dose. Pochissimi, ma veramente pochi, hanno chiesto di fare l'AstraZeneca anche in seconda dose, ma questo lo deve decidere in via del tutto eccezionale ovviamente il nostro medico che fa l'anamnesi al centro vaccinale. Ci stava dicendo allora il bollettino di oggi, sì. Come siamo? Sta andando bene, allora, come, innanzitutto come decessi, zero. Dall'altro voglio ricordare che in terapia intensiva, ricordo memoria, abbiamo 17 persone. Voi ricordate che eravamo arrivati quasi a 500 persone in terapia intensiva, adesso ne abbiamo 17. E quindi veramente stiamo chiudendo questa partita. Nonostante la variante Delta che non ci porta gente in ospedale, perché ricordo che dei 15 cittadini, fra l'altro moltissimi in età pediatrica, ragazzini del camping, moltissimi dei 15, anzi tutti, tranne una persona di 50 anni, sono asintomatici. E peraltro dei 15 noi ne abbiamo 13, perché due sono uno un ligure e un laziale. E allora 17 in terapia intensiva, 247 persone ricoverate nei nostri ospedali del Veneto, 7, 14, 21, sono una trentina per ULS, e diciamo che si sta andando bene, insomma abbiamo un'incidenza, ovvero il virus su 100.000 abitanti a settimana che è sotto 10 unità, considerate che nei periodi peggiori di questi 16 mesi siamo arrivati a 700 casi su 100.000 abitanti, adesso ne abbiamo una diecina, cioè questo è il dato. Quindi direi bene. Un appello ai cittadini però non lo lasci fare, non è la festa della liberazione, prova ne sia che noi abbiamo, voi lo sapete, su mia volontà, abbiamo fatto in tempi non sospetti, deciso un piano di sanità pubblica per fare almeno 30.000 tamponi al giorno, e non è una cosa facile perché poi lo devi fare ai cittadini che non hanno sintomi, e quindi andiamo nei supermercati, nelle aziende, nelle sagre, nelle manifestazioni, dove saranno concerti, dove sono aggregazioni, in spiaggia, nelle piazze, insomma un po' dappertutto. Però cosa voglio dirvi? Non è la festa della liberazione, portate la mascherina se c'è assembramento, se vedete che non riuscite a garantire distanziamento sociale, portate la mascherina. Io simpaticamente dico sempre fate conto di avere un ombrello, lo aprite quando piove, lo chiudete quando c'è sole. La pioggia è la calca, le persone attorno a te e quindi mascherina. Oppure chiudi l'ombrello, quindi metti via la mascherina quando c'è il sole. Cos'è il sole? Il sole è che hai spazio e puoi respirare. Faccio un esempio, perché poi gli esempi rendono l'idea. In spiaggia stai senza mascherina. Devi andare a prenderti il tosto, un bicchiere d'acqua al chiosco e vedi che è pieno di gente, ti metti la mascherina. Nei locali, quando vai a fare la spesa al supermercato, ti metti la mascherina. All'ufficio postale ti metti la mascherina. Sei fuori davanti all'ufficio postale che leggi, che so, i tassi di interesse dei bot, li legge all'aperto, sei senza mascherina, a meno che non ci siano 100 persone che leggono lo stesso manifesto. Insomma, è gestibile sta roba. È il tempo di arrivare a chiudere anche questa partita. Guardate, andrà a finire che faremo il richiamo del vaccino, ne parleremo del Covid come parliamo dell'influenza, perché poi hanno finito. Sì, so che lei non ama fare previsioni, però appunto adesso fare gli scienziati che sono... Esatto. Senta, lei ha parlato di spiaggia, oggi è il 1° luglio, è il grande debutto del Green Pass, perché di fatto da oggi si è già scaricato, in tanti lo hanno scaricato, non senza difficoltà, però da oggi di fatto è operativo. Un Green Pass che però potrebbe già essere modificato, qual è la sua posizione in merito? Visto che in Europa, insomma, non tutti gli stati hanno le stesse regole.
Guarda, intanto per tranquillizzare quelli che non hanno scaricato e si sentono degli incapaci, che io faccio parte della loro categoria. Ecco. Nel senso che se non si fanno le robe complicate non va bene. Cioè io mi metto nei panni di chi non ha esperienza con il mondo digitale, che non so, fare uno speed, la carta. Io non l'ho fatto ad esempio perché ancora non ho la carta d'identità elettronica, quindi andrò a farmi la carta d'identità elettronica, poi mi scaricherò un'applicazione, ma si metta nei panni di un anziano, di chi non ha dimestichezza con un'applicazione, che sia io, che sia Immuni, e quindi sempre difficoltà, perché ormai il pezzo di carta scritto con timbro non vale più niente, bisogna sempre aver tutto a portata di mano col telefonino, tutto in mondo, nel mondo digitale. Io non sono contro il digitale, figuratevi, parlo continuamente di intelligenza artificiale, di quanto ci può aiutare, però insomma ci sono delle cose tipo i certificati che utilizzerei in maniera molto più semplice. Detto questo, ci vuole il Green Pass, è un linguaggio unico a livello europeo che riusciamo a gestire per molte attività. Ovviamente poi immagino che quello io che avevo definito, se lei se lo ricorda, io l'avevo definito passaporto sanitario, apriti cielo, lo dissi in aprile 2020, apriti cielo, Zaia ci vuole schedare. Dove sono finiti tutti quelli che dicevano Zaia ci vuole schedare? Sono occupati a scaricarsi il Green Pass adesso, immagino. Ma è logico che davanti a un'infezione come questa ci voglia una certificazione, perché a casa nostra magari non pretendiamo che uno entri col Green Pass, ma se vai al cinema, vai in un centro congressi, vai in un villaggio vacanze, vai da qualche parte in giro per il mondo, c'è anche chi ha il diritto di chiederti il Green Pass, c'è anche chi ha il diritto di chiederti il tampone se sali su un aereo, c'è chi ha il diritto di chiederti un test se vai a prendere un treno COVID free. Allora io penso che il Green Pass sia assolutamente doveroso averlo, spero che non ci siano grosse difficoltà a scaricarlo, vedo molti che l'hanno fatto oggettivamente, e da oggi debutta ufficialmente, e come ripeto io ancora non ce l'ho. Però lei ritiene Presidente... Ritiene Presidente che in Italia si possa intervenire con una modifica? Noi oggi abbiamo il Green Pass, basta solo aver fatto la prima dose, cosa che non accade in altri paesi. Ritiene che questa modifica possa essere auspicabile per allinearci con gli altri? Ma il Green Pass sostanzialmente è un pass verde, no? Cioè il verde è il semaforo, quindi tu dici quando è verde passo, no? E allora, la prima vaccinazione secondo me è corretto riconoscerla, dopodiché la prima vaccinazione, lo dicono diciamo le riviste scientifiche, gli articoli scientifici, non è che non muove niente, ti muove, cioè una risposta anticorpale anche se minimale te la dà, tant'è vero che molti fanno il vaccino e fanno un po' di linee di febbre, hanno un po' di dispossatezza, sono stanchi, hanno un po' magari di mal di gola, dura 24 ore, 48 ore e poi se ne va via, quella è la risposta anticorpale. Allora si porterà sicuramente alle due dosi, le dirò che noi in Veneto peraltro stiamo vaccinando bene, prima mi ero dimenticato di dire, sopra gli 80 anni siamo già al 99%, cioè non c'è un ultra ottantenne che non si sia vaccinato, sono veramente pochi quelli che non hanno voluto vaccinarsi, e anzi faccio appello a tutti i cittadini che abbiano ancora necessità di essere vaccinati, hanno qualche difficoltà, si rivolgano a una farmacia, ripeto, le farmacie da questo momento, da qualche giorno, possono vaccinare a tutte le età utilizzando due vaccini, Johnson & Johnson e Moderna, in base alla fascia d'età. Chiamate al telefono le farmacie che conoscete, dite, caro dottore, lei ha aderito alla campagna vaccinale del Veneto? Se dice di sì, al telefono vi prenotate. Detto questo, dai 70 ai 79 anni siamo ormai quasi al 90% dei vaccinati. Sto parlando ovviamente vaccinati, prima dose, seconda dose o prenotati, quindi la copertura sarà quella, siamo all'88%, 89%. 60-69 anni siamo all'oltre 83%, 50-59 siamo assolutamente intorno all'80-78% e poi si va giù. Sta funzionando, se avessimo avuto più vaccini avremmo vaccinato di più, ma se avessimo avuto più vaccini avremmo avuto un miglior performance per un altro motivo, perché d'estate poi se all'aria aperta non senti più parlare del virus, qualcuno dice sono quando pensate al vaccino se non l'avete ancora fatto, ma a sto punto me lo faccio in inverno, faccio il ottobre, così mi ragiona con l'ottica della vita. Se non sbagliate, fate il vaccino Covid, sta dimostrando che la copertura anticorpale sta durando più di un anno ormai, no? Perché noi abbiamo iniziato
con le prime esperienze che sono state quelle dei test, poi gli inglesi, noi abbiamo iniziato il 27 dicembre. Quindi fatevelo, se trovate posto, fatevelo subito, avrete la copertura tutta l'invernata e avrete una bella risposta anticorpale da subito, perché se tu te lo fai a ottobre, prima di arrivare al pieno di anticorpi devi farti le due dosi e quindi finisce che in 30 giorni arrivi già a fine novembre, primi di dicembre, e non vale la pena rischiare. Se avete deciso di fare il vaccino, se avete deciso di non farlo, non è valido questo ragionamento. Poi tra l'altro a settembre si riparte con le scuole, oggi partono i centri estivi, quindi occhi puntati sui giovani, sui giovanissimi, no? Anche perché la ripartenza a settembre possa essere quanto più in sicurezza possibile. Proviamo a dare un anno scolastico diverso a questi ragazzi. Ma intanto dobbiamo garantire che i ragazzi vadano a scuola. E peraltro annuncio già che martedì in giunta avremo una piccola modifica della data di apertura, ma è un aggiustamento e quindi non sono in grado di anticiparvi esattamente, ma insomma poca roba, e nel senso che probabilmente si slitterà di un giorno. E detto questo, vi dico anche che le scuole devono essere aperte, dobbiamo tornare in presenza, i ragazzi hanno fatto un sacrificio immane, perché si sta presto a fare i fenomeni, ma i vincitori morali del coronavirus, coloro ai quali dobbiamo riconoscere tutto, sono stati i giovani, i ragazzi, i bambini, sono quelli che hanno sofferto di più, anche perché con un'età che non prevede stare chiusi in casa 15 mesi, 16 mesi in un appartamento, in una abitazione, avere il lockdown, avere coprifuoco. Noi andiamo a testarli nei centri estivi, abbiamo fatto anche i vaccini, voi sapete abbiamo dato priorità alle vaccinazioni anche per i centri estivi, nella campagna dei tamponi faremo anche quelli, continueremo a far quelli, per cui si andrà avanti in questa direzione. Consideri che abbiamo anche una novità dal punto di vista diagnostico, che è il tampone salivare, che pensiamo di utilizzare moltissimo con i ragazzi, perché noi siamo stati gli ultimi a fare la vaccinella, abbiamo fatto col tosso, perché abbiamo dei problemi, la sentiamo male, aggiustiamo un attimo l'audio. Adesso mi sentite? Sì, adesso sì, parlava di tampone salivare, quindi la nostra lasso di cuori, sì. È la nostra arma per il campionamento, no? Sì, sì, noi abbiamo testato all'Università di Padova, professor Plebani, la metodica. Tamponi salivari ci aiutano con i ragazzi in particolar modo, siamo molto più veloci, quindi entreranno, io penso, a pieno titolo nelle scuole. Faremo ovviamente ancora più pressante quel progetto del professor Baldo dell'Università di Padova, della dottoressa Russo delle scuole Sentinella, che noi abbiamo avuto anche fino alla chiusura adesso, dove prendiamo degli istituti e facciamo tamponi, diciamo metodicamente, per valutare il grado di circolazione del virus. Questo è quello che stiamo facendo, forse avete perso questo passaggio perché poi non ho aggiunto altro. Senta, quello che stiamo vedendo, ancora un paio di domande poi davvero la lasciamo andare, quello che stiamo vedendo adesso, soprattutto con l'arrivo dell'estate, è un po' la popolazione che si divide tra un arrivo dell'estate e un liberi tutti. Abbiamo visto alcuni sindaci, mi viene in mente Zoggia di Jesolo, che è costretto a fare delle ordinanze per arginare e gestire questi ragazzi che hanno voglia di estate, quella che in gergo viene chiamata la movida, e persone che invece continuano ancora ad utilizzare la prudenza e quindi ad esempio anche all'aperto utilizzano la mascherina. Chiedo a lei di inserirsi in mezzo, in questa forbice che è da un anno e mezzo che parla ai veneti. Esiste una giusta misura? Sì, che è quella del buon senso. Intanto i sindaci, se intervengono, intervengono perché hanno il senso del pericolo, e quindi io penso che i sindaci abbiano l'autorità per farlo, ed è giusto in autonomia. Io sono un autonomista incallito, 1348 giorni leggo. Esatto. E fra l'altro ringrazio Media Nord-Est, Antenna 3, insomma tutti voi, Rete Veneta, per la grande campagna a sostegno dell'autonomia e che fate quotidianamente. Dico, da autonomista credo che il sindaco, se intravede la possibilità, la necessità di fare un'ordinanza, la fa. Dall'altro il buon senso, noi dovremmo abituarci che anche quando sarà finita la fase acuta del virus avremo delle persone che continueranno a portare la mascherina, come accade in molti paesi asiatici. Pensate al Giappone, tu in Giappone vedi un sacco di persone senza mascherina, poi ne vedi alcuni con la mascherina. Vi faccio un esempio:
chi entrerebbe in un'auto oggi sapendo che uno dei quattro componenti dell'auto, faccio un esempio, ha il raffreddore senza indossare la mascherina. Cioè io, se sapessi che uno ha il raffreddore da fare un viaggio con uno con il raffreddore, mi metto la mascherina. Perché cosa abbiamo scoperto con il virus? Abbiamo scoperto che non ci sia male di raffreddore utilizzando la mascherina. Quante persone hanno preso raffreddore in questi 16 mesi? Solo quelli che hanno preso il Covid, in particolare, no? Alcuni. Quindi la mascherina è comunque una protezione. Entri in un posto dove c'è carica, sono la coda al supermercato, dico, ma magari qualcuno non avrà più il Covid perché non sarà più un problema, magari avrà qualche altro virus, metto la mascherina, non ci vedo un problema. Quindi io direi che la filosofia deve essere il buon senso, e dall'altro un'altra filosofia: la tua libertà finisce dove inizia la mia, quindi bisogna rispettare ognuno. Se uno vuole portare la mascherina la porta, se uno non la vuole portare nel rispetto delle regole non la porta. Senta, oltre ad una nuova percezione sicuramente del vaccino in sé, quindi mi viene in mente anche la campagna vaccinale contro l'influenza, è una nuova percezione della sicurezza. Il Covid ha messo in luce anche il disagio, un disagio che in tante persone si sono ritrovate a vivere, ed è aumentato in maniera esponenziale la richiesta di aiuto. Abbiamo visto e ascoltato in queste ultime settimane l'allarme lanciato dagli psicologi e dagli psichiatri del Veneto, che dicono servono più strumenti per gestire il disagio, soprattutto il disagio mentale. Mi riferisco agli ultimi fatti di cronaca, ma non solo. Che cosa può fare la regione? Io posso solo che pensare intanto a quella povera ragazza di Pieve di Solio, quello che è accaduto, Annalisa Campeol. Per carità, adesso ricondurre tutto il Covid, vista anche la storia sanitaria, certo, di chi ha commesso questo atto tragico, terribile, dell'uccisione di Elisa Campeol, dico che non so se sia collegato al Covid, perché poi ho visto che la storia sanitaria era molto più complicata, è nata molto prima del Covid. Dall'altro, visto, nel senso che ho letto anche io i giornali, ho visto cosa è stato riportato, e dall'altro dico anche che è inevitabile, se tu prendi una persona che ha qualche difficoltà psicologica, che è in depressione, che è ha comportamenti maniacali, che è paranoico, che è psicotico, eccetera, è inevitabile che se tu lo chiudi in casa due mesi in lockdown va fuori di testa, perché poi c'è anche un altro aspetto, molto spesso riguarda persone sole, questo è un altro aspetto fondamentale. E quindi i servizi, intanto la prima cosa da fare è ritornare a una vita normale per quanto possibile. Dall'altro l'assistenza sanitaria c'è, guardi, io mi arrabbio perché ho visto uscire delle classifiche, cioè Veneto investe 54 euro all'anno pro capite per il disagio mentale, e altre regioni 70-60, ma scusatemi una roba, ma volete paragonare il Veneto con regioni che non hanno neanche una rete sanitaria? Cioè, faccio una domanda, senza offendere i calabresi che non hanno nessuna... Mi sentite? Sì, la sentiamo, è un po' rallentato, chiedo sempre alla regia di intervenire. Adesso forse? Eccoci, sì. Ecco qua, adesso mi sentite? Sì. No, dicevo, se prendo un esempio, non so dove mi avete perso, cioè vedo le classifiche, il Veneto investe 50 euro, sì, al pro capite all'anno del disagio mentale, poi ci sono regioni più virtuose che arrivano a 60-70 euro. Ma scusatemi, l'investimento del disagio mentale deve essere correlato alla qualità della sanità che tu eroghi. Senza offendere i calabresi, ma tu non puoi paragonare 50 euro investiti in Veneto con i 60, 70, 80, 100, non so quanti siano, di regioni, che so, la Calabria, dove è dichiarato che la difficoltà dell'erogare il servizio sanitario è evidente, o di altre realtà. Perché, cioè, non ha nessun senso questo paragone. Da noi c'è un sistema sanitario dietro quei 54 euro. In altre regioni il sistema che risponde come invento non c'è, dopodiché si può fare di più, ma certo che si può fare di più, si può fare molto di più. Però poi, se vediamo anche la vicenda sanitaria dei fatti di Farra di Sorigo, e quindi dell'omicidio di Elisa Campeol, si vede che si tratta di un paziente seguito, riseguito, servizi psichiatrici, centro di igiene mentale, tutto quello che è. Quindi non è che stiamo parlando di una persona sconosciuta alla sanità, e penso che il dottor Benazzi sia stato assolutamente chiaro. Mi piacerebbe che, non so se l'avete già fatto, sì, che fosse anche invitato un giorno
magari in una diretta che spiegasse veramente cosa è stato fatto, perché non può neanche passare l'idea che questo signore, se così lo vogliamo definire, sia stato abbandonato a se stesso, perché non è così. No, tra l'altro c'è sempre il tema della libertà di scelta nella cura. In questo caso liberamente aveva scelto di smettere di curarsi, quindi insomma è anche questo uno dei temi, no? Sì, ma siamo passati da un estremo all'altro, siamo passati dai manicomi al fatto che il malato di mente o colui che comunque ha dei problemi anche gravi, in questo caso penso che fossero gravi o quantomeno c'erano dei problemi, può decidere di non essere curato. Penso che di mezzo ci stia un minimo di raggio d'azione. Se fosse stato un bimbo avrebbero deciso i genitori, giusto, no? Sì. Perché hanno la patria potestà. Se è maggiorenne decide il malato di mente se farsi curare o no. Allora, io capisco tutto, però se poi i risultati sono quelli che abbiamo visto, mi spiace, ma io non sono d'accordo per questo. Grazie. Credo che ci siano anche dei contesti nei quali bisogna anche garantire le cure, cioè d'accordo con i genitori, facendo dei ragionamenti. Però guardate che pensare che il malato psichiatrico rinunci autonomamente a una cura, adesso io non so se è proprio così, però io anch'io le ho lette queste robe e a me ci dico va bene. Ad oggi sì. Qualche perplessità c'è proprio. Grazie Presidente. Allora, noi siamo in attesa che arrivino nuovi vaccini, nuove forniture per poter aprire nuovi slot. Lei oggi ci ha annunciato che di fatto verranno aperti, quindi occhio al sito. Linea diretta con le farmacie, come lei ci conferma, per avere così una corsia preferenziale, no? Per poter prenotare la propria dose, e andiamo avanti così. Intanto lei ci conferma che gli ospedali sono tornati a regime. Sì, sì, gli ospedali sono tornati a regime, abbiamo, pensi, 500.000 prenotazioni arretrate da recuperare, perché è stata dura in questi 16 anni. Oggi, ripeto, abbiamo 17 contro le quasi 500 che abbiamo avuto di punta massima, e abbiamo 247 persone ricoverate in ospedale, una trentina per ULS, contro le quasi 3.400 che abbiamo avuto come punta massima. Dopodiché noi sicuramente faremo un punto stampa Covid alle 12.30 lunedì e martedì, e quindi avremo modo di parlarne direttamente, anche di alcune novità che vi spiegheremo sul fronte dei vaccini. Va bene, allora lunedì e martedì punto stampa del Presidente nella sede di Marghera, che ormai abbiamo imparato a conoscere, 12.30. Grazie per essere stato con noi, Presidente, davvero buona giornata. Buongiorno. E noi ringraziamo il Presidente Luca Zaia, che era in collegamento con il gruppo Media Nord-Est, poi questa sera gli approfondimenti sui temi trattati fin qui. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché la nostra informazione prosegue fino alle 13.30. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo sentito la lunga intervista del governatore Luca Zaia in esclusiva per il gruppo Media Nord-Est, poi stasera andremo a approfondire nei vari TG delle nostre emittenti quello che ha detto il governatore. Adesso, prima di andare avanti con la nostra informazione, diamo un occhio alle tabelle appena arrivate dalla regione del Veneto. Allora, vediamo la tabella riguardante le vaccinazioni, quella che chiude sostanzialmente il mese di giugno, è aggiornata alla mezzanotte, quindi l'ultima disponibile. Sono state fatte ieri 44.000 dosi, sono state somministrate. Il totale delle dosi somministrate all'inizio della campagna è di 4.193.228. Le prime dosi inoculate ieri sono 18.257 per un totale di oltre 2 milioni e mezzo, siamo infatti a 2 milioni e 6. I cicli completati sono 1 milione e mezzo, sono stati 26.000 i cicli completati ieri. Dosi somministrate su dosi fornite 88%, vuol dire che c'è magazzino, c'è possibilità di manovra, possiamo dire. Scendiamo nelle altre parti di questa importante tabella, vediamo il 54,9% dei veneti ha avuto almeno una dose, mentre il 30,8% dei veneti è coperto in modo totale con le due dosi. Sintesi per età, potete vedere da voi qual è la situazione. L'importante è che
dai 60 in su ci sia una copertura abbastanza ampia. Questa naturalmente, questa tabella riguarda la prima dose con un 96,4% di over 80, poi 70-79 anni quasi il 90%, insomma dati buoni, sta crescendo lentamente tutto il resto. Copertura completa, ciclo completo, siamo al 34,2, dicevamo gli over 80 sono all'89%, questo è molto importante, e siamo ancora un po' indietro quasi dappertutto, però è normale visto il momento. Ancora disabili con almeno una dose 78%, disabili con il ciclo completo 68,5%, vulnerabili con almeno una dose 80%, vulnerabili completi 67,1%. Questo è importante perché assieme ai dati che abbiamo visto poco fa ci conferma che le categorie fragili che rischiano di andare in ospedale in terapia intensiva in caso di Covid vengono coperte in modo davvero davvero ampio. La settimana in corso siamo a 137.000 somministrazioni dal 28 lunedì, martedì, pochi giorni, forse non arriveremo alle 330.000 dei giorni delle settimane scorse, però insomma la media è sempre molto alta, ormai dalla fine di maggio si corre davvero moltissimo. Ultima parte di questa tabella, altrettanto importante, i dati, nessuno è ancora arrivato al milione di dosi inoculate, però Padova ci si avvicina con 813.000, poi segue l'US 2 della Marca, l'US 9 Scaligera con 740.000 e poi tutti gli altri. Usciamo da questa tabella che ci fa capire che la campagna vaccinale corre davvero rapidamente, e con la regia di Fabio Verin andiamo a vedere l'altra tabella di giornata. La classica manovra tenaglia sul coronavirus ci dice che sono 4.574 i casi attualmente positivi in Veneto, sono meno rispetto a ieri, sono 55 le nuove positività riscontrate nelle ultime ore, sono 425.478 le persone risultate positive dall'inizio dell'emergenza. Però sono anche 409.288 i guariti e purtroppo sono da segnalare 11.616 decessi dall'inizio dell'emergenza. Scendiamo nella seconda parte della tabella, importantissima, perché ci fa vedere come la sanità regge l'urto, regge la spallata di questa fase dell'emergenza. Sono 247 le persone ricoverate in area non critica, di cui 45 positive, 202 che si sono negativizzate, e qui la forbice è sempre più ampia, sono sempre di più i negativizzati rispetto agli attualmente positivi, e questo vale anche per la terapia intensiva. Solo 17 ricoverati, di cui 11 negativi e 6 ancora positivi. Allora, la notizia è questa. In Veneto ci sono solo 6 persone ricoverate in terapia intensiva ancora positive al coronavirus. Possiamo anche dirvi dove sono, perché ce ne sono 2 a Padova, uno al Caffoncello, uno a Castelfranco, uno a Dolo e uno all'ospedale Don Calabria di Negrar. Quindi solo queste terapie intensive impegnate con pazienti positivi. Le differenze rispetto a ieri? Nessuna differenza per quanto riguarda l'area non critica. Un bilancio negativo di un'unità per quanto riguarda la terapia intensiva, 0 decessi. E anche qui è importantissimo, perché quando avremo 0 decessi per più giorni di fila vuol dire che davvero ne stiamo uscendo in modo, speriamo, definitivo. Torniamo in studio. Queste erano le tabelle che vediamo ogni giorno. Le aveva un po' accennate il governatore Zaia, ma vederle scritte nero su bianco è tutta un'altra cosa. Allora, andiamo a Padova per un servizio di Chiara Gagliani sui nuovi letti in ospedale. Il Covid ha tentato di mettersi di traverso, ma l'operazione letti di nuova generazione per adulti nei reparti dell'azienda ospedaliera di Padova, Sant'Antonio compreso, è stata portata a termine grazie a un lavoro corale. Un'operazione che profuma di solidarietà. Abbiamo deciso di sostituire tutti i nostri letti nel giro di 2 anni e abbiamo pensato che contemporaneamente, invece di dismetterli completamente, ma di tenere da parte quelli ancora i migliori, funzionanti, e quindi abbiamo trovato 2 partner per donarli all'estero, in Bulgaria e in Romania, tramite l'AIS CCC
in Bulgaria e il Rotary Padova in Romania. E così dei 1150 letti sostituiti, 381 avranno una seconda vita grazie a una procedura della regione per le donazioni internazionali. 231 sono stati destinati agli ospedali di Pleven e Plovdiv in Bulgaria, 150 agli ospedali di Abrud e Campeni in Romania. I nuovi letti di degenza sono modello Delta 4 di ultima generazione. I letti sono tutti elettrici, e hanno tutte le movimentazioni del caso, insomma, quindi sia lo schienale, sia alle ginocchia, si alza, si abbassa il pianale anche per la sicurezza, e ne abbiamo trovati 200 anche con ruota motrice per spostarsi agevolmente dai reparti, per esempio ai servizi diagnostici come la radiologia. Restiamo sul tema dell'emergenza coronavirus e delle varianti, perché il rugbista bergamasco ha deciso di annullare l'ultima settimana di attività del suo campus, dove, lo sappiamo, si sono verificati alcuni contagi della cosiddetta variante Delta. Vediamo. Una decisione sofferta ma presa con il solo scopo di tutelare i ragazzi e le famiglie in questo momento delicato. Così in una nota ufficiale il campione di rugby padovano Mauro Bergamasco ha confermato la volontà di annullare il campus estivo di Isola Verde. L'ultima settimana di attività era prevista dal 4 al 10 luglio, ma alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi con il contagio da Covid di un gruppo di piccoli partecipanti e di due educatori positivi alla variante Delta del virus, si è deciso di sospendere le attività presso il villaggio Isamar. Al momento continua la quarantena per i partecipanti e per tutto lo staff. Nonostante siano stati rispettati tutti i protocolli, la variante Delta ha contagiato dei bambini e l'annullamento della settimana in corso ha permesso di contenere i casi. Ma per evitare altri rischi è stato deciso di annullare anche l'ultima settimana dedicata agli under 15 e agli under 12. Sappiamo troppo poco di questa nuova variante. Il fatto che sia così sfuggente ai controlli non ci permette di rischiare a cuor leggero, si legge infine nella nota diffusa dal gruppo Education e Sport di Bergamasco. Il fulcro, l'epicentro di questa situazione un po' complicata è Isola Verde, e la regione sta facendo tamponi a tappeto sui primi 200, tutte negatività. Per effettuare i tamponi completamente gratuiti a chi li volesse, due gli ambulatori mobili della URSS 3 da questa mattina presenti nell'area adiacente al campeggio di Isola Verde di Chioggia, dove è stato riscontrato il cluster di positività al Covid con variante Delta. 15 le persone che sono risultate positive, di cui nel dettaglio 8 del padovano, 2 del trevigiano, 3 del vicentino, con due residenti fuori regione, ovvero una nel Lazio e l'altra in Liguria. Nello specifico stiamo facendo proprio uno screening di popolazione a supporto opportunità di tutta la popolazione che sta frequentando questo camping a seguito del caso positivo che c'è stato, e è proprio una opportunità che viene data dalla Regione Veneto, dall'URSS 3 Serenissima, a tutte le persone che vogliono sentirsi sicure e fare una vacanza serena. Il focolaio è individuato la scorsa settimana perché uno dei bimbi di 10 anni del padovano, iscrittosi al camp rugby, aveva manifestato un gran mal di testa, seguito il giorno dopo da una forte febbre. Da qui il tampone, cui è stato sottoposto giovedì 24. Riscontrata la positività, i medici USC di Chioggia hanno provveduto a sottoporre a tampone molecolare 21 persone, tra compagni di squadra, allenatori, animatori e membri del camping, con altre 28 persone, di cui 17 collegate al cluster del campeggio, presentatesi spontaneamente anche nelle URSS di residenza per essere a loro volta sottoposte a tampone. Dall'indagine epidemiologica non risultano positivi sintomatici vaccinati ed è chiaramente certa la diffusione tipica dei cluster pediatrici. Una mamma, l'unico genitore positivizzato in seguito al contatto con il figlio a sua volta positivo e che, vaccinata con due dosi di Moderna, è però asintomatica. La preoccupazione, non glielo nascondo, c'è anche per le persone già vaccinate. Certo, noi sappiamo che comunque la vaccinazione fatta in duplice dose, come è da prescrizione regionale o comunque da ministeriale, garantisce una buona protezione, quindi l'invito è sempre quello anche di vaccinarsi, continuare a vaccinare. Abbiamo parlato con la mamma di uno dei bambini contagiati, sentite cosa ci ha detto.
Forse, vabbè, però questo di poi ovviamente non è questione di poi, non si va molto lontano, però magari forse era il caso di fare un tampone a tutti un po' di giorni prima, come so in alcuni campus richiedono. Chiara è chiusa in casa con il figlio di 10 anni, lontana dal resto della famiglia, in stanza da solo con la TV il bambino, uno dei 6 contagiati dell'ULS 6 da variante Delta durante il campus di rugby a Isola Verde. Tutto inizia con una telefonata 6 giorni fa, quando gli organizzatori comunicano che il figlio ha avuto la febbre e sarà sottoposto a tampone. Positivo il rapido, positivo 24 ore dopo anche il molecolare. Sembrava tutto più o meno tranquillo, nel senso che sì, siamo andati tutti a prenderci i nostri figli, poi però dall'analisi molecolare è venuto fuori che era questa variante Delta e quindi diciamo che le cose si sono un po' complicate. Lei è negativa, non proprio una passeggiata per il bambino. Mio figlio in realtà per 4 sere ha avuto la febbre bella alta, è arrivata anche oltre 39, e perdita del gusto, quindi un gusto diciamo molto alterato, quindi faceva fatica a mangiare qualsiasi cosa, e però diciamo dopo questi 4 giorni un po' critici adesso il bambino sta molto meglio. La donna ha già avuto la prima dose di vaccino ma non nasconde i suoi timori. 5 telefonate al giorno dell'ASL di Padova, i tamponi a domicilio, dobbiamo tutte le 1000 domande su dobbiamo tracciare tutti i movimenti del bambino, insomma ci hanno messo un po' di ansia in più, però insomma vedere che comunque il bambino sta bene è la cosa ci rassicura. Adesso ovvio è cercare di stare attenti noi, insomma me in particolare che sono qui col bambino, anche se in isolamento. Rimaniamo in argomento perché sono 3 i bambini vicentini in isolamento a causa della variante. La variante Delta del Covid lambisce anche il vicentino. Nel cluster di Isola Verde a Chioggia ci sono anche 3 bambini del territorio di Vicenza. I ragazzini, come gli altri che sono risultati positivi, stavano frequentando il centro estivo di rugby nel camping Isamar. Si tratta di casi che abbiamo seguito, stiamo appunto contattando le varie famiglie, abbiamo messo tutti in quarantena i contatti stretti e gli stessi casi positivi sono attualmente in isolamento. Attualmente i nostri 3 casi sono in fase di sequenziamento, che è stato richiesto per tutti e 3, ma non abbiamo ancora ad oggi il risultato. Bambini che al momento risulterebbero pauci sintomatici o asintomatici e non ci sarebbero dati su ricovero di sintomatologia rilevante. Intanto, dopo i lunghi mesi di emergenza, anche la terapia intensiva del San Bortolo di Vicenza può tirare un sospiro di sollievo. Infatti, per la prima volta da settembre non vi sarebbero più ricoveri per Covid. Confortanti anche i dati che arrivano sulla situazione contagi. Nelle ultime settimane il livello di contagi si è molto abbassato, ci aggiriamo su una media giornaliera di 5, 6, 8 casi o anche meno a volte, quindi sicuramente numeri che ci permettono di fare un tracciamento più accurato rispetto ai mesi scorsi. Cerchiamo di mantenere alta l'attenzione, di fare un contact tracing allargato al fine di contenere il più possibile la diffusione anche di potenziali varianti. E noi siamo andati a tastare il polso, in questo caso vedrete il servizio dei bassanesi, per capire se effettivamente serpeggia la paura per queste varianti o se le persone con l'utilizzo della mascherina, igienizzazione delle mani, distanziamento sociale, attenzione agli assembramenti, sono certe di poter superare questa fase un po' delicata dell'emergenza. Ecco il servizio. Le varianti del virus ci spaventano per la velocità di diffusione e i dubbi sulla mutazione del Covid sono moltissimi. Queste ci dovrebbero far riflettere. Ma i cittadini come si devono preparare all'impatto con le varianti? Lo abbiamo chiesto direttamente alle persone. Non siamo ancora certi che questo Covid se ne sia andato, anzi dovremmo aver più io ad esempio ho più paura adesso. Che perché si è più liberi di fare e ci sono tante persone che non sono ancora vaccinate. Io sono vaccinata, mi sento un po' più protetta, comunque sono abbastanza tranquilla, dir la verità. Non è che mi sia messa in testa che mi ammalo, no, perché poi abbiamo un destino, no? Mi sento più tranquilla perché sono vaccinata. Trovo che il vaccino non è che serve tanto. Io l'ho fatto, non trovo che il vaccino almeno non è stato testato tanto, cioè non è sicuro. Questo vaccino io l'ho fatto però
ma non ho più pallida idea di come può evolvere la cosa o andare avanti la cosa, perché non bisogna lasciare a chi di dovere gestire la cosa più che altro. Purtroppo sono oberato di informazioni e cerco di fare del mio meglio per contribuire, ma non... Secondo lei cosa bisognerebbe fare? Cercare di avere un po' di buon senso, niente di più. Queste erano le opinioni dei bassanesi. Ci sono delle cose che vanno al di là delle opinioni, come le esperienze di chi ha vissuto in prima linea magari tanti mesi di lotta contro il coronavirus. Ecco un'intervista a un infermiere in prima linea, appunto, contro il Covid. Ivano Seccafiene è il coordinatore infermieristico delle malattie infettive 2 del Cafoncello, reparto aperto il 18 novembre 2020 per affrontare la seconda ondata del virus e chiuso il 1 giugno di quest'anno. Ripercorre con la mente quei 6 mesi in prima linea, ricorda le difficoltà all'inizio, quando infermieri provenienti da reparti diversi si sono trovati alle infettive 2 a fronteggiare un nemico di cui ancora si sapeva poco, e poi il senso di smarrimento che ha lasciato spazio all'impegno e alla voglia di sconfiggere il Covid. Il gruppo di lavoro è stato fondamentale, perché eravamo, seppur non ci conoscevamo, però avevamo questo obiettivo di andare avanti e di fare del nostro meglio. Alle difficoltà fisiche nell'affrontare ore di lavoro indossando i dispositivi di protezione si affiancavano quelle psicologiche di fronte al dolore dei pazienti lontani dai loro cari anche negli ultimi istanti di vita. Il paziente si aggravava e si avvicinava all'exitus. Il paziente era da gestire e l'operatore faceva molta fatica, perché doveva accettare questa cosa che sapeva che in qualche maniera la cosa ci sarebbe conclusa, ed era molto frustrante. Seccafiene non dimentica i momenti di sconforto e le lacrime dei suoi colleghi. Le lacrime sono comunque scese, perché è ovvio che succeda questo, sono scese le lacrime, però quello che noi riuscivamo a fare era comunque la condivisione, condividere al massimo queste cose, questi momenti di difficoltà, e esternare proprio questo malessere. Alla fine gli chiediamo se teme una nuova recrudescenza del virus il prossimo autunno. Spaventa, ma siamo pronti, ci risponde, forte del legame che in quei drammatici mesi si è creato tra infermieri, medici e OSS. Abbiamo creato un gruppo talmente unito che quasi quasi ci dispiaceva lasciarlo. Quindi su questo noi confidiamo che eventualmente una riapertura ci possa aiutare molto questo forte legame, questa forte unione che abbiamo creato. C'è un tema di cui ci stiamo occupando come gruppo Media Nord-Est, tutte le nostre redazioni stanno approfondendo il tema della salute mentale, dei problemi delle persone con malattie mentali. Ne abbiamo parlato con il Comune di Venezia e il tema è rafforzare la rete nei territori. Dopo la tragedia di Moriago con l'uccisione di Elisa Campeol, è l'assessore alla coesione sociale del Comune di Venezia a intervenire sull'argomento delle persone con malattie mentali. Le cronache dei nostri giorni ci portano inevitabilmente a porre dei quesiti al sistema sanitario in merito ai protocolli da adottare e a come aiutare le famiglie a gestire situazioni legate alla malattia e a problematiche psichiatriche, spiega. E come dare attuazione vera alla riforma Basaglia, che ha visto sì la chiusura dei manicomi, dall'altra parte però forse non ha visto una completa attuazione della presa in carico delle persone nei territori, e questo ha consentito in qualche modo la degenerazione di alcune situazioni. D'obbligo adeguati criteri di intervento. Ovviamente servono maggiori investimenti, serve maggiore attenzione a questo tipo di fenomeno, serve maggior sostegno alle famiglie, perché più delle volte quando c'è una persona con malattie mentali, psichiatriche, molto spesso il primo interlocutore, il primo assistente è la famiglia. Va quindi rafforzata la rete nei territori, compiuti maggiori investimenti in termini di personale e di risorse nei centri di salute mentale, che sono la prima interfaccia con le persone che sono seguite e sono in capo appunto al Dipartimento di Salute Mentale. È stata effettuata l'autopsia sul corpo di Elisa Campeol, la donna uccisa mentre prendeva il sole sul Piave, i colpi mortali sul torace.
Oltre 20 coltellate, una furia cieca. Elisa Campeol non ha avuto scampo, ferita in tutto il corpo senza pietà. Molti tagli sono sulle braccia nel disperato tentativo della vittima di difendersi. Ma il suo assassino non ha esitato. Una raffica di fendenti senza tregua, come una macchina, un automa, senza darle alcuna possibilità. Voleva ucciderla. I colpi, quelli mortali, profondi agli organi vitali, erano più di uno e tutti sul torace. E la conferma del particolare ghiacciante, l'orecchio reciso di netto. Elisa non è morta subito. Sono i primi sconcertanti risultati dell'esame autoptico sul corpo della vittima. Un omicidio efferato dove rabbia e violenza hanno armato la mano di Fabrizio Biscaro. Le sue condizioni psichiatriche verranno vagliate nell'ambito di una perizia che sarà effettuata durante l'incidente probatorio, forse già entro la fine della settimana. A chiedere al pubblico ministero Gabriella Cama. L'uomo è indagato per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, un delitto che ha sconvolto per la sua feroce e per la sua inspiegabile follia, una follia che ha lasciato nella gente un solco profondo, quello della paura. Intanto tutto pronto a Pieve di Soligo per l'ultimo saluto ad Elisa. L'amministrazione comunale ha già deliberato quel giorno il lutto cittadino. La cerimonia si svolgerà nel Duomo, probabilmente tra venerdì e sabato. Si attende il nulla osta della magistratura. Il sindaco inoltre ha attivato anche la protezione civile a supporto della polizia locale per garantire l'ordine e la sicurezza di quanti vorranno salutare Elisa. Questo era l'ultimo servizio del nostro Focus TG. Ringraziamo Fabio Verin per la regia, ringraziamo tutti voi per essere stati con noi durante questa lunga escursione fra le notizie, le ultime notizie del Veneto, un'intervista in esclusiva col Presidente, i temi dei vaccini, ma non solo. Tutto il resto lo vediamo nei nostri telegiornali di questa sera. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.